Ciao a tutti, sono Michele Previdi, ex studente della quarta moto CFP Salesiani di Brescia e qui con me c'è il mio progetto per l'anno conclusivo con gli esami. Seguitemi. L'inizio di questo progetto è stato spinto dalla mia passione verso queste auto e da mio padre anche. E quando ho intrapreso questo lavoro l'ho preso anche più come una sfida personale per dimostrare qualcosa a me stesso e per avere delle soddisfazioni maggiori rispetto ad altri lavori che ho eseguito in passato. Quest'auto è stata acquistata circa 10 anni fa da mio padre e poi messa nel capannone per circa 8-9 anni, fino a quando gli chiesi di intraprendere questo progetto e lui senza esitare approvò, essendo che sapeva che fin da quando ero piccolo l'ammiravo, essendo che mi piacevano queste forme, questa linea molto antica e che il mio sogno sarebbe stato quello di guidarla un giorno quando sarei stato più grande. Una sera, parlando con mio padre, gli proposi di iniziare questo restauro un po' per realizzare il mio sogno e lui disse subito di sì, e però parlando intuì che la responsabilità sarebbe stata mia per questo lavoro e questa cosa mi piacque molto, essendo che quest'auto volevo sentirla mia. Perciò sapevo che lui sarebbe comunque stato al mio fianco se avesse avuto bisogno. La iniziai da solo, senza paura. Il primo passo è stato smontarla completamente, partendo dal motore fino ad arrivare agli interni e alle varie tappezzerie. Smontandola, man mano, ho capito che non era una passeggiata e c'era molto lavoro da fare e tempo da dedicargli. Quest'auto è stata tenuta col colore completamente originale per tenere l'originalità dell'epoca. Fin dal colore esterno al sottoscocca agli interni. A inizio restauro questa auto era di un colore blu metallizzato, ma smontandola piano piano, togliendo questo cruscotto, sono riuscito a risalire al colore originale, che era questo grigio. E tramite un libro su questo tipo di auto sono riuscito a risalire anche al colore dell'interno originale, essendo che erano delle tinte già predefinite tra interno e l'esterno. Una delle poche parti della tappezzeria che si è salvata è appunto la capottina. Questa capottina in tessuto nero, ho deciso di tenerla, uno per le condizioni e due per l'originalità da tenere su quest'auto. L'unico restauro eseguito su questo appunto componente è stato il telaio, che è stato smontato, sabbiato e riverniciato del marrone lucido originale. Tutti i componenti del cruscotto sono stati restaurati, partendo da tutti i profili in lamiera, sono stati sabbiati e riverniciati del colore originale. Il tachimetro e l'indicatore dell'olio e della benzina sono stati smontati, lucidati e rimontati, mentre tutti i cavi dei pomelli sono stati sostituiti per farli funzionare al meglio lubrificandoli. Inoltre il volante è il suo originale ed è stato solamente riverniciato, per essendo che non era rovinato. Un mio consiglio che do ai ragazzi o alle ragazze che vogliono intraprendere un progetto del genere è di non mollare, di non arrendersi mai, perché anche nei momenti più bui o quelli più infiniti, alla fine la luce verrà fuori e la soddisfazione sarà immensa. In futuro voglio continuare questa passione e continuare a coltivarla, perché è una grande soddisfazione per me e spero che un giorno possa diventare anche un lavoro, oltre che a un passatempo divertente. Se dovessi raccontare questa storia delle aziende, direi di credere in noi giovani e di spingerci a fare queste cose, perché la voglia di mettersi in gioco è molta e vogliamo dimostrarlo. Ciao a tutti!